Buonasera a tutti. Nel video precedente vi ho spiegato cosa sono le icone per la Chiesa ortodossa. Non hanno lo stesso significato delle statue nella Chiesa cattolica. Infatti, nella Chiesa ortodossa è fatto divieto di rappresentazione scultorea, perché appunto le statue ricordano gli antichi dei greci, pagani e romani. Ciò che vorrei spiegare in questo video è che la causa delle divisioni della cristianità è tutta nella Chiesa cattolica. Infatti, nel 1054 vi fu la cosiddetta introduzione del filioque, ovvero nel credo che era stato stabilito nel Concilio di Nicea del 325, fu cambiato e si introdusse la formula lo spirito procede dal padre e dal figlio. Quindi i cattolici, a differenza degli ortodossi, negavano che il padre fosse l'origine di tutte le cose e dicevano che che Dio e Gesù Cristo erano la stessa persona. E quindi questa eresia del filioque provocò una scissione definitiva tra la Chiesa occidentale e la Chiesa ortodossa orientale. Questa è la prima divisione provocata appunto dai cattolici. La seconda divisione, verso il 1520-21, cosa successe a Roma? Siccome il Papa doveva costruire la basilica, doveva cappelle, eccetera, vi fu la cosiddetta vendita delle indulgenze, ovvero si prometteva in cambio di denaro di alleviare le pene in purgatorio. Da premettere che il purgatorio è anche un'invenzione cattolica, perché nella dottrina della Chiesa ortodossa il purgatorio non è contemplato, mentre la Chiesa cattolica l'ha inventato di sana pianta. Ebbene, si prometteva di vendere le indulgenze, ovvero di alleviare le pene in purgatorio in cambio di denaro. Un giovane monaco tedesco, Martin Lutero, che era in viaggio a Roma, rimase scandalizzato da questa vendita delle indulgenze, che per chi conosce la Bibbia significa simonia, ovvero promettere miracoli o qualcosa in cambio di denaro, ed è un peccato mortale. Naturalmente era un papa a permetterlo, il papa si credeva un dio in terra. Contro questo Martin Lutero protestò e già sappiamo che nacque la Riforma protestante. Nel 1523 appese le sue tesi alla cattedrale di Wittenberg in Germania. Fu considerato eretico e sarebbe stato arrestato, processato e bruciato sul rogo se un principe tedesco non l'avesse protetto. E facendo finta di arrestarlo, lo condusse nel suo castello e lì Martin Lutero tradusse la Bibbia in tedesco, una lingua che il suo popolo poteva capire, mentre la Chiesa adoperava il latino e il popolo non lo capiva. Addirittura chi aveva una Bibbia era arrestato e bruciato sul rogo. E questa è la seconda divisione, sempre a causa della Chiesa cattolica, la riforma protestante. La terza divisione, sul trono d'Inghilterra dopo Enrico VIII, che si era separato dalla Chiesa di Roma per il divorzio che voleva dalla moglie Caterina d'Aragona per sposare Anna Bolena, alla sua morte era salita sul trono di nuovo una regina cattolica, Maria, che era la figlia di Caterina d'Aragona. Questa era cattolica e sanguinaria, infatti bruciò molti protestanti sul rogo, per questo fu detta la sanguinaria, torturò, bruciò, ammazzò e fece comunque una brutta fine, forse per la giustizia divina, morì di carcinoma ovarico. Alla sua morte salì sul trono, nonostante le diverse controversie, la regina Elisabetta, che rimise la Chiesa anglicana che aderì al protestantesimo successivamente. Il Papa a Roma cosa disse? Mandò dei preti a uccidere l'eretica, promettendo a questi preti che andavano a uccidere una persona, una regina, promettendogli in cambio il paradiso, sempre come se il Papa fosse Dio. E naturalmente non riuscirono a uccidere la regina Elisabetta e il suo regno durò a lungo, fino al 1603, e fu uno dei più grandi regni che l'Inghilterra ebbe. Quindi lo scisma d'Oriente,
la riforma protestante, la chiesa anglicana, tutte queste divisioni sono state provocate dalla chiesa cattolica, dall'arroganza dei papi che si credevano di essere Dio in terra, che promettevano il premio eterno o promettevano la dannazione, come se il papa fosse Dio, il dogma dell'infallibilità papale, rifiutato dalla chiesa ortodossa, ma il papa è solo un uomo come gli altri, quindi può sbagliare. La Chiesa Cattolica ha diviso la cristianità, ha rovinato quello che è il messaggio di Cristo, ha seminato il male. La Chiesa Cattolica è la zizzania. Con questo è tutto, quindi riflettete. Le divisioni nella cristianità sono state provocate dalla Chiesa Cattolica e dai papi che si credevano di essere Dio in terra. Con questo è tutto, vi saluto.